Ciao a tutti ragazzi, oggi cambiamo un po' argomento e parliamo di mastering. Argomento difficile ovviamente da trattare in un video di pochi minuti, quindi vi già chiedo scusa in anticipo se sarò un po' sempliciotto su alcuni discorsi, però in un video di 5 minuti non posso fare diversamente. Allora, in questo video vi voglio parlare quanto intervengo su un file in fase di mastering. Se è possibile, niente. Questa è un po' una provocazione per farvi capire che quando faccio mastering la mia filosofia è quella di intervenire il meno possibile. L'idea è quella di portare il file a un volume commerciale nel modo più integro possibile, quindi nel rispetto più totale. È importantissimo, specialmente con un segnale complesso come un mix, stare attenti agli interventi che si fanno. Vi faccio un esempio: quando non avete una situazione di controllo, di monitoring di un certo tipo, a volte ho visto fare io anche dei tagli enormi sullo spettro. Quando non si ha un monitoring veramente importante, questi tagli veramente hanno un impatto esagerato. Solo che se non sentiamo bene, non sentiamo effettivamente quanto è questo impatto. Io, avendo una stanza di mastering di un certo tipo e dove sento bene, sento qual è l'impatto di determinati tagli e determinate attività sul mix. Quindi, potendo sentire effettivamente, avendo fatto anche delle prove, toccando in un certo modo un mix, facendo A e B, si capisce effettivamente quanto più si tratta un mix. Se il mix suona bene, io sto dando per scontato che il mix è fatto bene, più si perde, in special modo impatto, quindi sono i transienti che ne risentono di più, anche se si utilizzano dei bellissimi plugin e delle bellissime macchine. Bisogna stare molto 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 attenti a trattare il segnale complesso, perché ogni piccolo intervento che fate con i plugin sarà un calcolo in più, con l'outboard sarà un passaggio in più e quindi il segnale avrà un trattamento in più. Ripeto, anche se ci sono macchine da migliaia di euro, bisogna, dal mio punto di vista, ridurre gli interventi a minimo, ok? Quindi quelli strettamente necessari, ok? Vi sarà capitato sicuramente di fare dei mastering dove avete cercato di remixare il brano in mastering e dopo l'avete ascoltato e avete sentito che è diventata una marmellata. Nella maggior parte dei casi la poltiglia in fase di mastering arriva proprio da un overtrattamento. E tu mi dirai: quando ti arrivano dei master che sono fatti male, cosa fai? E a volte lo rimando anche indietro quando capisco che devo fare troppi trattamenti e quindi la quantità dei trattamenti va oltre quello che è il mio limite che mi sono dato. Dico: ok, non posso masterizzare, bisogna rimettere mani al mix. Bene ragazzi, sperando di esservi stato utile, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!